Cloud Inn, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Cloud Inn. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Colio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Cloud Inn, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Colio e Quay. Sono Claudia Zano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Cloud Inn, food, wine, music e sei in pole position. Tappa del Giro d'Italia, diciamo che è una tappa per il Friuli Venezia Giulia enogastronomica. Arrivo a San Daniele, un modo per promuovere un brand del Friuli Venezia Giulia in Italia e nel mondo. Beh sì, guardate, con questo giro noi siamo riusciti davvero a promuovere quelle che sono le nostre bellezze, l'enogastronomia in 167 paesi del mondo, che non è cosa di poco conto. Oggi la tappa è una tappa molto bella, si parte da questa meravigliosa piazza Udine Rosa, la festa era già, mi abbia svelato il sindaco prima, iniziata ieri sera, continuerà oggi con la partenza, terminerà questa tappa a San Daniele tagliando qualche buona fetta di prosciutto San Daniele, quindi un'occasione di festa, di sport e, mi permetto anche di dire, di promozione. Quindi lo sport diventa uno degli elementi fondamentali per il Friuli Venezia Giulia per la promozione del territorio. Noi l'abbiamo fatto sia con eventi sportivi, ma lo stiamo facendo anche con i testimonial. Abbiamo già scelto diversi importanti campioni che ci rappresentano in giro per il mondo. Continueremo a farlo con prossime novità che non posso ancora svelarvi i nomi, però due grandissimi campioni di fama internazionale, campioni del mondo, quindi vi do qualche piccola indicazione e insomma penso che tutto serva per promuovere la nostra regione. Questo è il muro di Ragogna, siamo assieme all'assessore Barbara Zilli in attesa del passaggio del Giro d'Italia, con lei anche un campione del mondo, si tratta di Daniele Pontoni, ma come si aspetta ecco l'arrivo della Carovana Rosa? C'è grande entusiasmo per questa giornata, la Carovana Rosa è partita da Udine, attraversa il Friuli e appunto arriverà a San Daniele. Qui l'attesa ormai è alle stelle, siamo molto felici, ringraziamo gli organizzatori e tutti i volontari che sono sul percorso per permettere che questa salita diventi ancora di più un simbolo del Giro d'Italia e di chi il ciclismo lo ama. E chi ama lo sport su due ruote soprattutto è Daniele Pontoni, che ha fatto un pezzo di storia del Friuli e dello sport friulano. Ma qual è, ecco, la fatica che devono fare questi corridori, qual è la parte tecnica più importante di questa salita? La parte tecnica più importante inizia proprio da qui, da dove siamo piazzati noi in questo momento. Inizia la parte dura, le pendenze qui cominciano ad andare sopra il 15%, quindi per il prossimo chilometro e mezzo pendenze importanti, pendenze impegnative, 2,5 km alla cima, e credo che oggi chi conquisterà la maglia nella tappa di San Daniele sia un serio candidato alla vittoria finale di questo giro. C'è scritto una frase importante su queste vostre magliette, vogliamo salutare così quindi anche l'arrivo dei ciclisti? Certo. Altro che, quindi noi salutiamo con un biel. Mandi a Duc. Cloud Inn, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Cloud Inn. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Colio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Cloud Inn, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia,
Si beve e si respira Bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, Food, Wine, Music e sei in pole position.